Delle volte nella vita ci sono frasi che vanno dette. Delle volte nella vita ci sono frasi che non possono essere lasciate al caso. Delle volte nella vita ci sono frasi che bisogna esternare. E questa volta più che mai lasciatemi urlare: ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Amo sofferto per l'acquisto di Patrick Schick a Roma, una pippa senza uguali, una pipa con doppi, una pippa immane, uno capace di non segnare manco con le mani, uno con i problemi di identità. Ma tanto il problema siamo sempre noi. Siamo sempre noi il problema. I calciatori che prendiamo che non valgono un euro li facciamo diventare Gesù e li vendiamo. I calciatori che prendiamo che devono spaccare il mondo, Hecketo, ti è l'acquisto più pagato della storia della Roma, più di Batistuta, per 6 mesi buoni fatti alla Sampdoria, in cui lo paragonavano ai grandi del calcio. Patrick Schick, me l'ero quasi dimenticato, ero lì, ho acceso la TV oggi, ho detto: e che fai durante l'Europeo? C'è Scozia, Repubblica Ceca. E che te ne privi? E no che non te ne privi. Mi sono messo lì, mi sono messo a guardare Scozia, Repubblica Ceca e mi ritrovo Patrick Schick arrapato come non mai. E mi ritrovo Patrick Schick che c'ha il frizzolio al culo, che fa l'1-0 ottimo, stacco pazzesco, stacco ottimale. Ma poi il 2-0, il raddoppio di Schick. Mi sono vergognato per averlo ceduto dopo che ho visto il 2-0 di Schick. Repubblica Ceca che parte in contropiede, con la Scozia tutta avanti, da dietro il centrocampo, si inventa un gol, ma un gol a pallonetto con la giusta potenza, con la giusta precisione, con la giusta intensità, con l'idea corretta, un pallonetto che veramente in quel momento ho detto: ecco, questa è la storia della Roma. Io l'ho sempre detto che a noi amo un crociato Gesù Cristo, perché altrimenti non c'è altra possibilità. Se tu, Patrick Schick, dopo che mi hai fatto soffrire come un malato, dopo che io ho pianto per colpa tua, dopo che io ti ho comprato e poi ti ho venduto al miglior, anzi al peggior offerente, che era comunque il migliore ma era allo stesso tempo il peggiore perché non te se comprava nessuno, io ti ho dato via, non vedevo l'ora che qualcuno te se prendesse, poi mi devo vedere queste cose. Ma perché sempre con noi? Ma spiegatemi che cosa succede? Non gli facciamo rischiare la giocata? Non gli facevamo rischiare la giocata e adesso con la Repubblica Ceca invece la rischia. Si sente il leader. È che è cresciuto, è maturato, ragazzi miei. Io non ho parole. Il gol più lontano della storia degli europei. Meglio di Maradona. Meglio di David Beckham. Patrick Schick. Patrizio Elegante. Oh, solo a noi. Solo a noi. Solo a noi succede lo stesso. Solo a noi, eh. Solo, ripeto, cade il cazzo in balza in. Cioè. Questo è quello che accade alla Roma. Questo vuol dire essere tifosi della Roma. Comprare Patrick Schick per sostituire Salah. Ragazzi, io questa storia la racconterò ai miei figli. Io quando ci avrò dei figli gli dirò: sai, un giorno, caro X, no, che si chiamerà X, se no X, insomma, X non mi sembra un nome. Però, caro X, sai che un giorno la Roma c'aveva un calciatore che era veramente tanto forte, che poi se n'è andato per vincere la Champions con Liverpool. Per sostituirlo, noi abbiamo speso quei soldi per comprare una punta. E lui mi dirà: papà, 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 la voce proprio a cazzo, papà. Ma perché avete preso una punta se serviva un'ala? Perché siamo scemi? Abbiamo preso una punta, abbiamo messo ala, una merda. Abbiamo messo la punta, una merda. Abbiamo messo la seconda punta, una merda. Abbiamo messo tre quarti, una merda, una merda. Fino a che non se lo sono comprati e comunque ha cominciato a fare qualche golletto così. E poi all'Europeo ha fatto il gol più bello degli europei. Doppietta al debutto e trascina la Repubblica Ceca. Meno male che sono ciechi. Meno male che sono ciechi! Da lì non segna manco Messi! Meno male che sono ciechi! Mi pare che Schick ci vede benissimo! Ci vede benissimo! Io non c'ho parole! Detto questo, la partita. Ma aspettavo forse un po' di più dalla Scozia. Forse l'ho sopravvalutati. Ma aspettavo che la Scozia potesse dar fastidio un po' a tutte. Perché era quella meteora inferiore a tante altre, indubbiamente. Però dall'altra parte credevo potesse essere quantomeno interessante guardare questa Scozia. Tra l'altro, il fatto che sia nel girone dell'Inghilterra
mi dà delle ottime garanzie, perché lo sappiamo com'è la Scozia, quando vede l'Inghilterra, come un toro quando vede rosso, incorna e comincia a correre. Quindi ho detto, sia mai che fa il colpaccio, sia mai che vince con la Repubblica Ceca, in quel caso vincendo con la Repubblica Ceca ti poni in condizione poi magari di strappare un punto come l'Inghilterra e di passare il turno. Quando passi il turno, che arrivi agli ottavi, quello che succede succede, magari un colpo al cerchio, una botte, vai avanti, ok? E invece oggi parte male la Scozia. Tra l'altro, tra poco c'è il match del pomeriggio, ragazzi. Esce su Simone Sikolf, canale Simone Sikolf. Seguitemi perché lì esce il video del pomeriggio dell'Europeo. Quindi seguitemi. E che vi stavo dicendo? Che cazzo che vi stavo dicendo? E invece la Scozia oggi esce con un pugno di mosche in mano. Certamente, nettamente ridimensionata, perché questa Scozia non è nulla di che. E invece mi intriga particolarmente la Repubblica Ceca nel girone dell'Inghilterra. Perché sulla carta Inghilterra, Croazia dovrebbero passare, Scozia e Repubblica Ceca dovrebbero fare un po' più di fatica. Però oggi la Repubblica Ceca, vabbè che ha affrontato la squadra più scarsa, mentre la Croazia ha affrontato la squadra più forte del girone, ovvero l'Inghilterra. Però vi dirò che avendo visto questa Croazia, per come è poco consistente, per come è poco divertente, per come... L'abbiamo vista ieri, ne stiamo parlando tutti i video, tutti i video, tutti gli europei stiamo parlando qui su questo canale. Per come l'abbiamo vista, comunque in ritardo, a me non è che mi convinca poi così tanto. Io non vorrei che alla fine, zitta zitta, la Croazia si fa infinocchiare e la Repubblica Ceca passa il turno. Perché quello che vi dico da giorni è che, perché poi qualcuno dice, beh sì, ma vincere contro la più scarsa ci sta. Sì, però tu oggi hai fatto una vittoria convincente, soprattutto 3 punti li hai già, ce ne sono altri 6 a disposizione. Potresti non prenderne nemmeno uno. Oppure potresti prenderli tutti, ma se non ne prendessi nemmeno uno, potresti comunque, per un allinearsi di situazioni del mondo, potresti comunque passare da miglior terza. Quindi non sottovalutate la vittoria di oggi della Repubblica Ceca e non sottovalutate il fatto che la Repubblica Ceca in questo momento sia on fire. Cioè, c'è Šik, ragazzi, davanti, che io non mi sorprenderei se a questo punto trascinasse i cechi a vittorie su vittorie su vittorie, giornata dopo giornata. A mio modo di vedere, non dico che è sicuro, perché ora non mi posso aspettare sempre che Šik adesso faccia l'Harry Kane della situazione, però credo che con questa consapevolezza, ma a parte gli scherzi, a parte tutto, possa far bene. Io credo che con questa consapevolezza Patrick Schick possa spaccare altre porte e possa continuare a far proseguire questo viaggio alla Repubblica Ceca. Poi vedremo, magari tutto questo è un fuoco di paglia. In questo momento è in zona passaggio turno. Vedremo come andrà, vedremo cosa accadrà, vedremo progressi della squadra. La Repubblica Ceca, tra l'altro, c'è anche Jankto, c'è Vaklik, qualche calciatore interessante ce l'ha. La Scozia c'ha tanti gregari e poca poca roba. E sulla carta non è che sia sta grande cosa. Voglio vedere, sono curiosissimo poi di vedere Scozia e Inghilterra, che è il match che mi intriga un po' più di tutti di questo girone. Iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Simone Sicco, dove oggi pomeriggio uscirà l'altro video degli europei. Io vi ringrazio per aver visto questo video tantissimo, mi piace. Boccia la lalla, mortacci tua Patrick Schick, alimortanguerieri, dopo che ha perso palla a Benatia come zampa. Tira, tira, alimortanguerieri tua, ciao Schick. Ma guarda, Deo.